Buonasera a tutti, sono rientrato da poca istanza. Premetto che la partita della Juve che ha giocato oggi pomeriggio alle ore 15 contro il Benevento non l'ho vista, ma non perché non l'ho voluta vedere. Non l'ho potuta vedere perché oggi pomeriggio ho lavorato dalle 2:30 fino alle 7:30 a servizio civile, quindi sono rientrato verso le 8, ho mangiato e mo sono rientrato a distanza da poco. Scusate mentre... Scusate un attimo. Rispondo un attimo a mio amico che mi ha scritto. Però ho visto gli highlights su YouTube. Mamma mia che spavento, figlio. Anche il Benevento ha fatto la partita dell'anno contro la Juve. Dopo quello che è successo alla Spal, dove noi abbiamo pareggiato clamorosamente 0-0 senza fare neanche un gol, nonostante la Spal non abbia fatto neanche un tiro in porta, ma si è difeso veramente, hanno difeso come dei dannati quella partita ed erano riusciti a fermarci portando a casa un punto contro di noi. E anche oggi stava per succedere, col Benevento, ultimo in classifica, ci hanno fatto addirittura due gol, rimontandoci due gol, i due gol di vantaggio da parte nostra, quindi 1-0 di Dybala, che ha fatto un bel gol a giro, solito gol che fa lui, poi pochi minuti dopo ha pareggiato Diabaté. E poi 2-1 sul rigore nel recupero del primo tempo con Dybala. Poi inizio del tempo 2-2, mi ripeto, scusate, rispondo. Il Benevento, nonostante ultima classifica, non mai retrocesso in Serie B, si può dirlo. Scusate, qui ancora il mio amico continua a scrivermi, porca miseria. Stavo dicendo che Benevento, nonostante ultima classifica, non è normale retrocesso in Serie B. È riuscita a farci fare due gol rimontando i due gol di vantaggio da parte nostra, rimontato ben due volte. E ha anche fatto una bella partita. Ci ha messi veramente in serie difficoltà il Benevento, eh. Ci ha messi veramente in serie difficoltà. Se non fossero stati quei due rigori, che alla fine comunque c'erano entrambi netti, soprattutto il primo che l'arbitro non l'aveva dato, l'ha dovuto suggerire il VAR, che era nettissimo su Pjanic, non so come ha fatto l'abbia non vedere. Quindi se non era per quei due rigori, per me è probabile che non la vincevamo manco quella. E Napoli avrebbe probabilmente accorciato, dato che domani gioca col Chievo in casa e quindi probabilmente vincerà. Ma per fortuna siamo riusciti a vincere, per fortuna Douglas Costa appena entrato ha segnato il gol di chiusura del 2-4, anche lui ha fatto un bellissimo gol a giro. Secondo me Douglas Costa è stato veramente un affarone quello, un affarone d'estate, un ottimo acquisto in avanti, perché Douglas Costa quando entra ti cambia la partita, ma in modo pesante, per quanto corre, per quanto dribbla i giocatori in modo facile. Devo dire che Douglas Costa sì, è stato un affarone per noi. Un affarone, assolutamente. Mamma mia, figliolo. Mamma che sofferenza. Mamma mia, se pareggiavamo pure col Benevento. Se non fossero stati quei due rigori. Mamma mia, non so come finiva. Mamma, Dio esiste, Dio esiste. Veramente, quest'anno in campionato c'è Dio. Dio esiste. Abbiamo veramente un culo enorme. Ci abbiamo veramente un culo enorme quest'anno in campionato. Bisogna ammetterlo. Bisogna ammetterlo, eh. Tanto ormai mercoledì con Real Madrid sarà una partita così, un'amichevole. Che mai è compromessa la Champions, ammettiamolo. Io non è che lo dico perché sono sfiduciato, perché non sono un vero tifoso. Io dico la verità. Io sono obiettivo. E se devo dire con grande sincerità, per me la Champions è finita martedì scorso, dai, 3-0, che cazzo di recupero, con quei mostri lì, con quegli aleni, con quel Cristiano Ronaldo, dai, che ha vinto 5 palloni d'oro negli ultimi 5-6 anni, dai.
Su, non scherziamo, dai, ormai la Champions è andata. Ormai puntiamo al campionato e alla finale di Coppa Italia, come al solito. E pazienza. Puntiamo a quelle due, almeno vinciamo quelle due coppe, così almeno facciamo il double, 4 anni consecutivi, ci accontentiamo e poi l'anno prossimo vedremo che cazzo succede. Che dai, figlioli, che cazzo va a vincere 4-0 a Madrid a Bernabeu? Ma figurati se non segnano un gol contro di noi, ma dai. Comunque, meno male che anche oggi abbiamo avuto culo, ma tanto culo, però, ripeto, culo non è reato, finché dura ce lo teniamo, che dobbiamo dire. L'importante è che alla fine abbiamo vinto, perché è quello che conta, l'unica cosa che conta è vincere, il resto non conta un cazzo. Detto questo, buona serata a tutti e comunque sempre forza Juve, né bene né male. Ciao.